Buonasera. Allora, situazione politica. Mentre sto guardando la gara di Pocono dell'IndyCar, un casino, quanti incidenti, quante cose. Gara della quale farò il video dopo. Dicevamo situazione politica. Allora, oggi si è tenuto questo incontro fra i vertici del Movimento 5 Stelle, i quali hanno praticamente deciso di mollare Salvini. Allora, ricapitolando, vista così, e l'ho detto anche io, Salvini ha fatto una grandissima puttanata a mollare il governo, vista così. Però, cari amici, che sarete sicuramente in tanti, che avete votato Movimento 5 Stelle, movimento che tra l'altro a me piaceva, il governo con la Lega, non lo nego. Caro Di Maio, caro, non tanto caro Di Battista, perché penso che sicuramente sarei stato in minoranza oggi. Ora vi dico una cosa. Io ho l'impressione che nel suo apparentemente delirante comportamento Salvini vi stia smascherando. Ho creduto alla vostra buona fede fino a qualche ora fa. Poi è uscito questo comunicato sulla pagina Facebook di Di Maio: Salvini non vuole ridurre i parlamentari, così colà. Ma se ti ha detto che lo vuole fare? E poi chi ti ha detto che sfiducia Conte? Voi parlate come se l'aveste già mollato. Apparentemente avete ragione. Quanti gonzi che vi stanno credendo sulla parola. Io sinceramente comincio a nutrire più di qualche sospetto sul vostro comportamento. Magari mi sbaglio, ma più passano le ore, i giorni, e più comincio a credere che quello di Salvini non è stato un colpo di testa, ma è stato un modo per stanarvi. Cioè, fatemi capire una cosa, ora vengo a sapere che avete invitato Prodi a un evento russo. Tu, caro Di Maio, continui a smentire, però qua oramai tutti i quotidiani, anche quelli che vi davano più addosso, tipo il Corriere Repubblica, oramai fanno un tifo spudorato e schifoso, sottolineo, per il vostro accordo probabile a questo punto, accordo col PD. Del Fatto Quotidiano ne parliamo, che più sta più mi fa schifo quel giornale, la quinta colonna dei tedeschi in Italia, e abbiamo avuto la conferma. Allora, caro Di Maio, riassumiamo gli eventi. C'è stata la vicenda Siri, e vabbè, c'era il sospetto di un collegamento con questo Arata in odor di mafia, così colà. Vabbè, la vostra linea politica è quella, ma forse hanno ragione. Giustamente non vogliono ombre sul governo, sì, gli è stato fatto dimettere. E va bene. Poi sono cominciati gli attacchi sulla vicenda Siri, sui 49 milioni, come sempre, che non sono 49 milioni, sono poco più di 2 milioni, il resto è una pagliacciata della peggiore magistratura del mondo. Poi è iniziata la storia con i russi. Mi aspettavo che, ma sulla storia con i russi già ho cominciato a nutrire dei sospetti. Se prima era campagna elettorale, ora che cos'è? Ricordate che in passato siete stati avvicinati a voi, siete stati avvicinati voi ai 5 Stelle, e il signor Travaglio, la vostra lingua praticamente, ve l'ha rimproverato, mi sa Di Maio proprio in persona ha rimproverato questa mancata presa di distanza dai russi. È già lui merkeliano di ferro, capirai. Storicamente chi è per la Germania e contro la Russia, per motivi storici. Intanto un'altra caution nel Gran Premio, che altro cazzo è successo? Comunque, stavamo dicendo, caro Di Maio, non è che Salvini ti ha smascherato? Ripeto, lì per lì. Anche io sono rimasto
impressionati in maniera molto negativa sul su quel che ha fatto Salvini, però poi, francamente, questo arrampicare sugli ha detto che l'Italia ha i parlamentari, aspettalo al varco, invece no, tu parti, no, non vuol tagliarli. Questo è scritto oggi e si vede lontano 1 chilometro che non è farina del tuo sacco. Di Maio, ti ricordi che stai giocando sulla pelle di tante persone, di milioni di persone. Milioni e milioni hanno creduto in voi. Io spero che sia un colpo di testa, io spero ancora che tutto questo sia un colpo di testa di Salvini e che si risolva al più presto. Ma più passano le ore, più nutro fortissimi dubbi. Ah, mi sa che sta piovendo qua a Pocono. Più nutro fortissimi dubbi sul vostro comportamento. Certo, poi c'è stato il post su Facebook di Di Battista, il quale ha detto, quasi a smarcarsi della vostra linea, il quale ha detto, non so se sia più affidabile Renzi o Salvini. Intanto bandiera rossa qui, ennesima caution. Quindi non so francamente cosa volete fare da grandi. Ditelo. State riesumando Prodi, la rovina d'Italia. La rovina d'Italia avete riesumato. Cioè vi siete fatti i conti praticamente. Cioè, fatemi capire a che gioco state giocando in Europa. Voi eravate quelli del referendum sull'euro, adesso? Siete quelli attenti ai parametri, richiamavate Salvini alle coperture per la flat tax. Di Maio, a che gioco stiamo giocando? È vero, la gente oramai, chi vi segue ha i paraocchi, anche se è noto che una grande maggioranza di coloro che vi seguono è più disposto a perdonare Salvini che non ad andare col PD. Non lo so. Martedì sapremo di che morte dovremo morire. Certo è che, adesso parlo per me, io non voto né voi, caro Di Maio, né la Lega. Io sono un elettore di Giorgia Meloni. Mi sarebbe piaciuto che Giorgia vi avesse dato appoggio esterno. Però a questo punto devo dare ragione alla mia leader. A questo punto sì. Anzi, la mia leader quando voleva votarvi, votare i vostri provvedimenti, mamma mia che tempaccio in America, ve li ha anche votati. Fatemi sapere a che gioco state giocando. Perché ripeto, io da militante di Fratelli d'Italia, se fate l'accordo col PD, vi farò una guerra all'ultimo sangue, sul web, per le strade, vi farò una guerra all'ultimo sangue, vi farò. Aprite gli occhi quello che state facendo. Perché come l'avete conquistato il consenso, altrettanto rapidamente lo perdete. Occhio che la gente è esasperata, occhio che la gente viene da aumenti di tasse costanti in questi anni, nel nome dell'Europa. Occhio che la corda si sta veramente spezzando. Occhio che qua veramente, veramente rischiate grosso se solo mettete un centesimo di tasse in più. Occhio. Occhio a quel che fate. C'è tempo fino a martedì. O ritrovate la quadra, magari Salvini si scusa anche per quello che ha fatto. Ma più stoppi, più mi convinco che Salvini ha ragione. Spero di sbagliarmi. Ma se così non fosse, martedì si decide tutto. Da mercoledì, io e tanti altri. Per me e per tanti altri, cari grillini, per me sarete uguali al PD, se non peggio. Chiaro? Amici del canale, ditemi che ne pensate. Io sinceramente resto sconcertato da tutto questo ambaradan. Che vedo Di Maio lì per lì, anche io avrei dato ragione a Di Maio, però ora lo vedo arrampicarsi un po' troppo sugli specchi. Non lo so. Non vorrei che Salvini vi ha stanato. Iscrizione al canale.
ci vediamo per il commento per la gara che hanno sospeso. Boh. Ciao.